introduzione a Table Calculation. Potete scaricare l'esercizio per seguire il video direttamente su Tableau. Table Calculation ci permette di rispondere a domande del tipo: qual è la categoria con maggiore percentuale di vendita? Possiamo rispondere che in questo caso la categoria è quella tecnologica con una percentuale di vendita del 38%. Ricominciamo da capo e ci domandiamo quale sia l'incasso delle vendite, per esempio. In questo caso, clicchiamo su Create Calculated File e diamo un titolo, per esempio, Running Sum. Tra le Tableau Table Function dobbiamo selezionare quello del nostro interesse, che in questo caso appunto è Running Sum, che però è applicata alle vendite, quindi Sum Sales. Scusatemi per la S. Mettiamo ok e vogliamo rappresentare l'incasso delle vendite nel tempo, quindi running sum sull'asse dell'y, otteniamo un grafico del genere e abbiamo che le vendite per dicembre del 2014 sono di circa 12.642.000 dollari. Per rispondere quindi alla domanda, abbiamo utilizzato la Table Calculation, che è un calcolatore che usa una serie di funzioni interne a Tableau. Tutto ciò che noi definiamo in Table Calculation è visualizzato con un simbolo delta, come si vede in figura. Le Table Calculation sono eseguite sui dati visualizzati. Se per esempio si sta lavorando con una tabella, il dato è esattamente ciò che si visualizza. Se per altri tipi di visualizzazione la rappresentazione dei dati cambia, ma il dato rimane lo stesso. Per esempio, qui visualizziamo una tabella e un diagramma a barre. Quello che cambia è la rappresentazione dei dati, ma il dato in sé è identico, i dati di base sono identici. In questa particolare rappresentazione il campo dei dati è costituito da categorie, segmenti e quantità. Abbiamo già visto una table calculation scritta su un editor di testo tramite delle table calculation functions. Ma ci sono anche dei set di funzioni usate per calcoli che sono definiti come quick table calculations. Un esempio possono essere running total, percentage difference e year over year growth. Visualizziamo in questo caso il profitto diviso in 3 trimestri e ci chiediamo, usando una quick table calculation, quale sia l'andamento del profitto nel tempo. Andiamo su sum profit, quick table calculation, running total e otteniamo che per il quarto trimestre del 2014 abbiamo un profitto di circa 1,5 milioni di dollari. Dopo aver esaminato le vendite, vogliamo chiederci
come comparare mesi e gli anni in base al profitto. Più specificatamente vogliamo valutare marzo del 2014 con gli altri mesi in base appunto al profitto. In questo caso non ci possiamo limitare a utilizzare una quick table calculation, ma dobbiamo creare una table calculation dall'editor di calcolo, come fatto precedentemente, quindi create calculated file. Qui mettiamo rank e su table calculation appunto definiamo rank, dove applichiamo questa nostra classificazione su profitto, inoltre possiamo aggiungere ulteriori informazioni per personalizzare il dato in finale. In questo caso aggiungiamo la stringa DESC. Questa stringa ci permette una visualizzazione dei dati diversa da quella di default. Infatti, clicchiamo su OK. Rank che noi utilizziamo come etichetta. E vediamo che il marzo del 2014 è al 14° posto, con un profitto di circa 37.357 dollari. Se noi non avessimo prima utilizzato la stringa precedente, avremmo ottenuto una visualizzazione dei profitti in maniera dal più piccolo al più grande, invece che dal più grande al più piccolo, come in questo caso. Per ulteriori informazioni sulle personalizzazioni della Tableau Calculation si consiglia il video Modifying Table Calculation. Grazie per aver guardato il video di introduzione a Table Calculation e vi invitiamo a continuare a visualizzare video di trading per imparare qualcosa di più sull'utilizzo di Tableau.